Oggi, 3 aprile, si trova l'Assemblea regionale siciliana per la presentazione di un DDL per i precari. Siamo con l'autore di questo DDL, il vicepresidente Antonio Venturino. Buongiorno, vicepresidente. Buongiorno a voi. Innanzitutto bisogna dire che non sono proprio l'autore, è un progetto che nasce da una collaborazione con alcuni esperti, perché chiaramente non potevo in così breve tempo essere esperto in una materia così antica anche per certi aspetti. Parliamo di un fenomeno che nasce già nell'89, forse anche un po' prima. Quindi mi sono avvalso dell'aiuto del dottor Aiello, dell'avvocato Menallo, che oggi non è qui con noi, ma con loro non abbiamo ancora definito totalmente il DDL. Lo completeremo presto, tant'è vero che proprio per completarlo abbiamo indetto una riunione giorno 27 maggio qui presso la Sala Gialla alle ore 16 con la rappresentanza di diversi lavoratori, diverse categorie del precariato, proprio per sentire da loro che cosa potremmo aggiustare e scrivere in maniera più chiara secondo quelle che sono poi le loro personali valutazioni. Quindi è un DDL che è nella fase, diciamo, finale, non è ancora stato completato e lo faremo insieme a questi lavoratori. Ecco, autore Magarino, allora, promotore possiamo Quello dire. sicuramente, senz'altro, promotore sì. Ecco, perché lei il 15 scorso, mercoledì, durante la protesta dei precari, ha annunciato che si sarebbe occupato appunto Certo, dei ma precari. l'impegno noi l'abbiamo preso già dall'indomani del nostro, come dire, del 30 dicembre, quando ci fu la prima proroga, quando per la prima volta ci siamo trovati ad affrontare, almeno personalmente, questo fenomeno che sì conoscevamo, ma non così in maniera dettagliata. Per cui già dall'indomani, da giorno 1 gennaio, che noi stiamo lavorando su questo progetto, non facile, perché presenta delle difficoltà notevoli dal punto di vista anche, diciamo così, normativo, però già dal 1 gennaio, che la vicepresidenza è stata meta di visite da parte un po' di tutti, diversi lavoratori, per raccogliere appunto quante più informazioni possibili. Adesso siamo arrivati alla fase ultima, speriamo di poterla completare entro breve, se siamo bravi forse anche prima del 31 luglio, data in cui scade l'attuale proroga, ma sappiamo già ce ne sarà un'altra, quindi questo in qualche modo ci dovrebbe permettere anche di pigliarcela, tra virgolette, un po' più comoda qualora dovesse esserci qualche passaggio ancora non del tutto chiaro. Però in linea di massima siamo quasi in dirittura d'arrivo. Ecco, durante la conferenza stampa lei ha parlato di chiarezza, di semplicità, chiarezza soprattutto legislativa, che non gli ha adito a interpretazioni particolari. Ecco, allora ci può dire esattamente in cosa consiste questa chiarezza? Può annunciarci qualcosa del contenuto, anche se il DDL ancora non è finito? No, guardi, in questo potrà essere più chiaro probabilmente il dottore Aiello, che adesso chiamo e le dà magari qualche delucidazione. No, il problema della chiarezza, io non so se lei si è trovato mai davanti a un disegno di legge come quello che ho visto in questi, cioè la norma che regolamenta il precariato che ho visto io sul mio tavolo. È una cosa sembra scritta da Dario Fo, è una specie di Gramlò continuo, è un continuo fare riferimenti a decreti, a norme, ad articoletti che poi si rifanno ad altre leggi, che poi si rifanno ad altri articoletti, ad altri comma, ad altre. Veramente un gioco. L'altro ieri in commissione mi sono divertito, l'altro ieri, un paio di settimane fa, prima di arrivare in aula per la finanziaria, mi ricordo che ho portato un emendamento e nello spiegare il perché di questo emendamento non ho fatto altro che leggere una cosa di 2 pagine e mezzo, che sembrava proprio uno scherzo. Alla fine mi sono fermato e tutti quanti dicono: ma dico, che hai letto? Dico: non lo so, dico, lo chiedo a voi, dico, perché voi siete qui da molto più tempo di me. È chiaro che c'era un imbarazzo un po' diffuso, perché hanno capito del mostro normativo, no? Che era stato creato in questi anni. Per cui no, il discorso della la presunzione, speriamo di riuscirci, che abbiamo è quella di creare un disegno di legge, quindi speriamo poi una legge che sia chiara, molto semplice, che non faccia riferimento chissà a quante articoli normative e che sia soprattutto univoca nella interpretazione, cioè che tutti quanti, anche il lavoratore, proprio quello più semplice che se la mette davanti, riesce a capire esattamente di che cosa si sta parlando. Ecco, un'ultima domanda. Il contesto siciliano si ritiene sempre sia anormale, ma secondo lei quanto è possibile trasferire un disegno di legge come questo al contesto italiano e quali differenze ci sono tra i No, precari siciliani e quelli italiani? è chiaro che già la differenza, se si pensa ai numeri, già si capisce la differenza. Io credo che il fenomeno del precariato sia un fenomeno totalmente siciliano. Tant'è vero che credo proprio non si possa discutere il nostro precariato allo stesso tavolo con altre regioni, perché è un fenomeno che ha avuto una crescita, una tipologia completamente diversa. Quindi è proprio un fenomeno tutto siciliano. Quindi quello che noi faremo qui non credo poi possa essere applicato ad altre regioni. Probabilmente sì, ma in questo momento noi ci preoccupiamo soprattutto che venga recepito da questo governo e speriamo di poter trovare anche, come dire, l'appoggio più avanti del commissario dello Stato, insomma, non avere problemi. Ripeto, è
È un po' un rischio quello che ci stiamo prendendo, però era doveroso da parte nostra attenzionare questo fenomeno in maniera seria e vedere veramente di spingere la faccenda fino a un punto di definitiva risoluzione. È un dovere che ho preso personalmente con i miei colleghi nei confronti dei lavoratori, è un dovere istituzionale. Non è possibile che dopo 24 anni alcune persone vengano ancora chiamate precarie, insomma. Beh, speriamo vada in porto, allora un buon lavoro e la ringrazio per l'attenzione. Grazie a voi, a presto.